A voi tutti buona serata, benvenuti alla quarta puntata di Salutate alla Capolista. Avevamo programmato un inizio diverso, beh, comunque lo vedremo un pochettino più avanti, anche perché volevamo iniziare in una maniera completamente diversa dalle altre puntate. Avevamo ingaggiato un nuovo presentatore, adesso eventualmente lo possiamo immediatamente inquadrare qua alla mia sinistra. Buonasera. Buonasera. Allora, prego la sua presentazione, che si è preparato. Allora, io volevo dire che siamo benvenuti alla quarta puntata di Salutate la Capolista. Visto che il nome della trasmissione non si può cambiare, abbiamo cambiato la scaletta, presentando noi Tacconi al posto di lui, di presentare noi. Ecco, bene, tra l'altro vedremo un po' come vanno le cose, poi se vai io mi metto a fare il giocatore, voi venite qua in televisione, non so se i risultati saranno uguali, ovviamente, se voi sarete così bravi a fare presentatori come sottoscrivere. No, non, vabbè, insomma, lasciamo. Bando alle ciance, ci siamo incartati veramente benissimo in questa apertura di trasmissione. Io ricordo il nostro numero telefonico subito in apertura, 059 38 16 11 per partecipare e parlare subito con i grandissimi protagonisti di questa magica serata. Già ne avete visto uno, lanciamo il medley, ovviamente preparato come sempre da Corrado Nora, e poi dopo vi andrò a presentare anche gli altri due ospiti di questa quarta puntata di Salutate la Capolista. Le magie di questo fantastico terzetto che ho l'onore di ospitare alla quarta puntata di Salutate la Capolista, Andrea Fabbrini, Rubens Pasino e Vito Greco. Personalmente sono veramente andato in pelle d'oca, l'avrò viste mille volte queste immagini, ma un montaggio, tra l'altro ringraziamo la regia perché ha fatto davvero un lavoro splendido, ringrazio soprattutto voi tre perché avete fatto delle cose veramente eccezionali. Vito, manca questa ciliegina sulla torta però, Mancano ancora 5 partite, c'è da lottare, quindi dobbiamo soffrire ancora. E ovviamente tutti siamo pronti a farlo, speriamo di soffrire il meno possibile. Ricordo ancora, per mettersi in contatto e parlare direttamente con questi grandi ospiti di Salutate la Capolista, 059 38 16 11, pronto, buonasera, chi saluta la Capolista per primo? Pronto, Salutate la Capolista? Sì, pronto, buonasera, chi parla? Ciao, allora non ho sbagliato numero. Ciao, sono Gianzu da Bari. Ciao! Ciao. Allora, questo... questo programma qui. Un tifoso veramente speciale da Bari, sezione giallo-blu barese. Poi sì, questo avevo prenotato da oggi pomeriggio. Brigate, giallo-blu, sezione Bari. Voleva parlare con te, Vito. Com'è? Vito? Sì? Ciao. Ciao. Gianzu da Bari. Io non so se ti è capitato mai quest'anno, guardando verso la curva, se hai mai visto lo striscione Bari. Sezione Bari cappeggia in curva, è un tifoso veramente speciale, si sciroppa parecchi chilometri a venire a vedere le gesta del Modena. Gianzu, ma come mai che tu tifi Modena e abiti a Bari, scusami? Io abito a Bari e poi di conseguenza poi tifo Modena, è una storia un po' di anni fa.
E niente, seguivo un po' il Modena da lontano, quello di Sauro Frutti, poi sai, mi sono invaghito, mi piaceva la maglia gialla, i calzoni blu, e ho cominciato un po' a seguirlo quando veniva giù in Puglia. Poi da un po' di anni, dal 95, ho cominciato a seguirlo con più frequenza insieme a qualche altro amico di Bari, della mia compagnia, e niente, alla fine mi sono affezionato ed eccomi qua. Bene, hai qualche domanda di particolare, soprattutto per Vito, che è un tuo conterraneo? Vito di Molfetta, siamo vicini di casa quasi. Niente, volevo chiedere la stessa cosa che hai detto tu prima, la ciliegina sulla torta, quando? Bene, allora giriamo la domanda a Rubens, ti ringraziamo e ovviamente ti facciamo tanti complimenti. Questo veramente viene da Bari alla domenica, incredibile. Io una volta me lo sono trovato a Pistoia, e facevamo una partita, si è presentato questo da Bari con lo striscione, incredibile, eh? Ho detto ma uno di Bari che tiene per il Modena. E comunque esistono anche queste realtà. Allora Rubens, questa ciliegina insomma, anche perché qualcuno aveva già fatto la bocca buona, domenica si aspettava forse 3 punti, come è andata la partita? Infatti anche noi pensavamo di vincere, soprattutto quando siamo passati in vantaggio, poi è stata una doccia fredda per tutti. Una ciliegina va messa domenica dopo domenica, nel senso che anche vincendo domenica faremo un passo in avanti, ma non sarà chiaramente, non avremmo vinto il campionato, per cui servono almeno 3 o 4 ciliegie qua per arricchire questa torta. Senti, con Fabbrini avete fatto un po' una botta di calcoli, quanti punti possono servire per, anche perché voi siete particolarmente esperti, questo è il clan dei crotonesi, sicuramente tutti ricorderanno la magnifica cavalcata del Crotone dell'anno scorso, questi erano 3 grandissimi interpreti anche di quell'annata. Allora, un pochettino una botta di conti te la sei fatta? Ma più o meno sì, in testa abbiamo quanti punti dovremo fare. Però bisogna vedere cosa fanno le altre, perché se ne facciamo 8 punti e le altre riescono a farne 12 o 13, non fanno niente i nostri calcoli. Secondo me con 8-9 punti dovremo riuscire, però c'è sempre il punto interrogativo. Pronto, buonasera, chi saluta la capolista? Buonasera a tutti, sono Omar. Buonasera Omar, domanda per i nostri protagonisti. Buonasera a tutti, intanto volevo fare proprio portare l'onore ai 3 grandi canarini, grandi ragazzi. E poi ho un grande apprezzamento anche perché ho visto molto bene Ciro Ginestra, che secondo me ha avuto poco spazio in questo frangente di campionato, comunque quando ha giocato ha dato il suo contributo. La domanda che rivolgo ai 3 canarini è questa qua, portando il massimo rispetto per la trasmissione, ma non credete che con questo inizio di questa trasmissione sia finito un po' l'andamento anche di questa squadra? Vediamo, giriamo la domanda ai giocatori, anche perché mi sembra che loro siano... È finita, no, non ho capito. No, hanno praticamente... Vuoi fallo? Perfetto, fallo benissimo, eccolo qua, è stato un fallo da dietro questo, un fallo di gioco da dietro. Ecco, allora, proviamo un pochettino a rispondere a questo nostro... Così, mi sembra che la cabala sia rispettata davvero parecchio, hanno detto da quando avete iniziato questa trasmissione 3 pareggi. Allora. Infatti questa sera abbiamo provato a cambiare... A cambiare l'inizio della trasmissione. Ha ragione, ha ragione. Ma cosa facciamo? Cambiamo il titolo? Assolutamente no. Non sospendiamo la trasmissione. Ah, perfetto, benissimo. Allora, sospendiamo la trasmissione. Ma se fosse questo il male, siamo pronti ad andare in pensione già subito dopo 4 puntate, eh? Non è assolutamente un problema. Penso che comunque, parlava di Ciro Ginestra, giustamente mi sembra che bisogna porre l'accento alla bontà di questo gruppo, Vito. Beh, sicuramente, in attacco sono in 4, Ciro è arrivato a gennaio, quindi è normale che abbia avuto poco spazio, però ci sono ancora 5 partite, quindi ci può dare il suo contributo. La terza telefonata, salutate la capolista, pronto, buonasera. Ciao, sono Andrea. Ciao Andrea, buonasera. Volevo chiedere una domanda a Pasino. Vai pure Andrea. E quando ci regalerà un gol su punizione? Beh, adesso vediamo un pochettino com'è. Ti ringraziamo Andrea, buona serata. Ciao, grazie. Rubens. Ma tra l'altro questi sono un po' alternati su punizione, perché adesso ha dimostrato anche Milanetto di sapere tirare, nonostante quello che dicesse Vito. Che... Sì, no, infatti ultimamente non le tiro più io, per cui le tirano Vito e Omar le punizioni, per cui penso che... Sarà difficile che ne farò uno io, perché non le tiro, però spero di farne su azione, perché tanto contano uguale. Tra l'altro una tua specialità proprio, il tiro su punizione,
che ti ha portato nel corso della carriera diverse soddisfazioni. Allora, ritorniamo un pochettino, vediamo un po' di mettere sullo stesso piano l'esperienza di Crotone e l'esperienza di Modena. Ci sono delle similitudini, Andrea? Ma fino adesso come classifica è praticamente uguale, perché l'anno scorso a questo punto eravamo nel 61 e l'Ancona 57. Come gruppo è abbastanza simile, molto unito e solido domenica dopo domenica, quindi ci sono parecchie similitudini fra le due squadre, e solo che questa volta al posto di esserci una sola inseguitrice sono due, quindi bisogna fare più attenzione. Non cambiate canale, salutate la capolista al primo spot stop pubblicitario, noi ci troviamo tra pochi minuti, intanto preparate qualche domanda e torchiate questi tre grandi protagonisti, bravissimi sul campo fino a questo punto, molto bravi anche davanti ad una telecamera. Linea della regia, ci rivediamo tra pochissimo. Di nuovo in diretta con Salutate la capolista, la seconda parte, abbiamo un mare di telefonate, ringraziamo tutti i tifosi che vogliono parlare con questi tre fantastici protagonisti di questa parte della stagione, ce ne sono successe veramente tutti i colori in questa prima parte, comunque andiamo alla seconda subito con i saluti, un saluto particolare e penso si aggreghino anche i ragazzi a Stefano Casolari, lo sappiamo ammalato però sta guarendo, non so se sabato sarà allo stadio, secondo me vorrà esserci a tutti i costi, però un grandissimo saluto a Stefano perché si riprenda in fretta. Un saluto anche a Cristina, tifosa gialloblu, che ha voluto salutare i ragazzi e tutta la squadra dicendo forza Modena. Un saluto anche per Vito, mi sembra che sì, qua non sia scritto sulla mano. Sì, a Marco e a Francesco Bartoli di Carpi. Bene, allora, ritornando al discorso sulle punizioni, cos'è che dicevamo prima per quello che riguarda le punizioni dal limite? Ci sono gli attaccanti che... Colpa degli attaccanti che... Cosa combinano questi attaccanti? Ne abbiamo tanti, cambiamone qualcuno. Non a calciare punizioni, non riescono mai a prendere una punizione. Sì, forse non è che siano gli arbitri che non hanno... Ma... Anche perché domenica c'era un rigore nettissimo, hanno ammonito Fabbrini. Domenica, Andrea, sì. C'era o non c'era questo rigore? Sì, c'era il rigore e ho preso l'ammonizione. E tra l'altro sabato sarai squalificato e non potrai essere a questa importantissima partita contro l'Albino Leffe. Un'altra telefonata, pronto? Buonasera. Pronto? Buonasera. Sono Elisa da Modena. Buonasera. Ciao. Allora avrei due domande. Due domande, benissimo. Sì. Allora, la prima è come mai alla fine partita con la Carrarese i tifosi non sono venuti sotto la curva a salutare come hanno fatto in altre occasioni di pareggio? I giocatori, tu stai dicendo? Sì. Quindi una tiratina d'orecchia a tutti quanti, gliela diamo subito in diretta. E la seconda è il fatto che in queste ultime partite il Modena non ha avuto grandi risultati, diciamo. È dovuto a un calo del Modena o al miglioramento delle squadre dietro? Ti ringraziamo tanto e ti salutiamo, e forza okay, Modena ciao. Ovviamente. Allora, chi è che vuole rispondere? Facciamo con il calo, dai, tu inizia con il calo. Il Modena no, va più piano o le altre vanno più forte? Ma no, piano no, abbiamo fatto tre pari di cui due in trasferta, quindi va bene, abbiamo pareggiato col Como, partita importantissima, secondo me non stiamo andando male. Rubens invece domenica cosa è successo? Questo mancato saluto, tra l'altro ci sono stati un po' di tafferugli alla fine, i tifosi della Carrarese sono entrati in campo, sono andati sotto la curva, hanno un pochettino fomentato gli incidenti che poi sono successi nel dopo partita. Domenica, forse era l'amarezza era domenica tanta. Purtroppo eravamo talmente amareggiati dal risultato che non ci siamo sentiti probabilmente di festeggiare sotto la curva, perché pensavamo di aver vinto, per cui siamo andati dentro un po' così mesti, un po' abbacchiati, a rimuginare sui nostri errori. Un po' abbacchiati come esatto. Tutti i tifosi gialloblu sono tornati a casa sull'autostrada. È il primo dei contributi tecnici ovviamente, nostro grande opinionista di Salutate la capolista, il mister Gianni De Biasi. Adesso quando verrà lui dovete promettermi che tutti quanti dovete dire un parere su Gianni De Biasi, me lo dovete promettere. Perfetto, anche perché così faremo una trasmissione tutta sui pareri dei giocatori. Allora, la prima scheda tecnica è quella del mister gialloblu per Vito Grieco, vediamola. Vito Grieco, centrocampista centrale, playmaker della squadra, giocatore di grande qualità, di grande spessore, di grande personalità. Molto bravo sotto l'aspetto tecnico, grande organizzatore di gioco, riesce a interpretare il ruolo direi in una maniera eccezionale, ritengo che sia uno dei migliori playmaker che ci siano in categoria, è un giocatore che ha spunti importanti, mi ricordo così adesso a memoria tanto per rinfrescare
anche i tifosi, il gol straordinario che fece con l'Alzano partendo da metà campo e infilando il portiere. Ecco, se devo essere un po' critico nei suoi confronti, direi che per le qualità tecniche che ha e per le doti che ha potrebbe forse fare qualche gol in più su situazioni di palla in movimento. Già è molto bravo sulle punizioni, ricordiamo il gol del derby, è bravissimo a battere i calci di rigore con grande freddezza e direi che è l'uomo da cui dipende molto la nostra manovra. Lo conoscete benissimo, Pasino e Fabbrini, tutto vero quello che ha detto il mister? C'è qualcosa da aggiungere? Sì, no, è tutto vero, ha detto tutto lui, specialmente sul fatto della personalità, penso la cosa principale sia fuori che in campo, quando uno vuole la palla non ha paura di sbagliare, vuol dire che ha qualcosina in più degli altri, ecco. Andrea, poi si vede in campo che ha qualcosa più degli altri. Andrea, quando c'è una pagata. C'è una pagata. Sì, perfetto, benissimo. Allora, quando voi siete arrivati a Modena e vi hanno visto in campo con la maglia giallo-blu, tutti si sono chiesti, ma come ha fatto il Crotone a liberarsi di tre giocatori del genere? Forse ve lo siete chiesto anche voi. C'è una telefonata a Crotone per sapere, che anche io me lo sono chiesto. Ecco, tra l'altro, tutto nato appunto dall'interessamento con Rubens, poi dopo è arrivato Vito, poi sei arrivato anche tu, che tra l'altro eri in comproprietà, insomma c'è stato tutto una serie di cose concomitanti che vi hanno portato appunto all'ombra della ghirlandina e fortunatamente, dico, siete arrivati perché avete fatto le grandi fortune del Modena. Pronto, buonasera, chi saluta la capolista? Pronto? Pronto, buonasera. Sono Melotti. Buonasera, ci dica tutto. Dunque, volevo premettere che intanto io sono 40 anni che vado a vedere il Modena, ma non sono vecchio, No, però ha cominciato presto, anni. Insomma. E direi che questo è senz'altro una squadra che non può sbagliare, perché è fortissima. Pronto? Sì, sì, pronto, la stiamo ascoltando, dica pure. E poi volevo fare una domanda. Speriamo lei abbia ragione. E ne siamo consapevoli anche sicuri. Allora, la domanda era questa. Ho notato che in tutto l'arco del campionato non si tira da fuori area, cioè ci sono pochissimi tiri dalla distanza. Vorrei sapere come mai, e poi la considerazione era questa. Secondo me non è che il Modena ha rallentato, è che secondo me le squadre dietro, il Como e il Livorno, non hanno più niente da perdere. E quindi si buttano all'arrembaggio. E senz'altro giocano in modo, diciamo, più tranquillo. Perché loro, cioè, secondo me, non ci credono più nel primo posto. E pertanto non hanno niente da perdere. Mentre il Modena, io ho l'impressione che al di là della sfortuna delle ultime partite, comincia un po' a fare dei calcoli, cioè anche inconsciamente. Benissimo. Però secondo me i giocatori queste cose le cominciano a ragionare. La ringraziamo tanto e la salutiamo. Buonasera. Buona serata. Allora, prima di tutto i tiri da fuori area. Lo chiediamo a Vito perché tu tra l'altro proprio mister De Biagi raccontava di un gol straordinario, quello con l'Alzano, proprio da fuori area. Hai ragione, tiriamo poco in porta dai 30 metri. Però, bene, quindi parecchie volte con dei passaggi filtranti siamo riusciti anche a far gol, voglio dire, con gli attaccanti. Quindi proprio le caratteristiche di questa squadra. Sì. Rubens, il Modena sta facendo dei calcoli, sta vivendo di conserva? Ma no, calcoli no, perché domenica abbiamo fatto di tutto per vincere, per cui poi alla fine il pareggio è stato immeritato, ma comunque non sicuramente frutto di calcoli. Purtroppo dietro quest'anno vanno forte, ha detto bene questo signore che psicologicamente dietro sono arrivati al punto che sono tranquilli, tanto tutto quello che fanno in più è merito, il massimo l'hanno già fatto, per cui vanno in campo e spesso magari hanno quella fortuna che aiuta un po' gli audaci. E noi abbiamo l'obbligo di vincere perché siamo primi in classifica dal primo in campionato. E magari inconsciamente qualche responsabilità in più ce l'hai. Anche perché ricordiamo che il Livorno nelle ultime tre partite ha vinto con l'Arezzo al 92esimo e 93esimo dopo aver rischiato di perdere, con il Pisa sappiamo come ha vinto soltanto diciamo nettamente nella gara di domenica contro il Lumezzane. Pronto, buonasera. Pronto. Buonasera. Sì, buonasera, sono Samuele, un tifoso giallo-blu ovviamente. Ah, buonasera Samuele, dica tutto. Volevo salutare i ragazzi e fargli i complimenti perché invece sono 10 anni che non ci divertivamo così tanto. Questo
Beh, siamo d'accordo con lei. Un pareggio fuori casa, la trasferta, ma un pareggio in trasferta è d'oro per me. E poi vorrei approfittarne per fare una domanda ad Andrea Fabbrini. Ad Andrea Fabbrini? Sì, se posso. Prego, prego, Samuele. Allora, Andrea, io voglio sapere come mai mi è capitato delle volte, soprattutto la domenica, ovviamente, tutto. Appena ti vedo entrare in campo, vedo un po' gonfio, un po' livido, ma quando vai a ritiro al sabato, con chi sei in camera? Ma un po' gonfio, un po' livido? Ma ti picchiano, cosa ti fanno? Eppure vedo che sei bello grosso, sei insomma un ragazzone. Ma cosa ti fanno in trasferta? No, cos'è che ti fanno prima di entrare in campo? Come mai che sei gonfio e livido? Proprio livido. Ma parecchio livido. Insomma, secondo me sì, ho visto quando ti sfidivi la tuta, hai due gambone grosse così, ma dove ti danno dei pugni, non lo so. No, cosa succede in ritiro? Con chi vai in ritiro? Ma, no, in con camera, chi sei in camera? In camera sono con Balestri, come ho detto l'altra volta viene lividato lui, diciamo. Esce livido lui dalla stanza, ma ah, ho capito, non mi sembra. Meno grosso lui, vabbè. Eh? Mi sembra un po' meno grosso. Senti, ma questo signore a me sembra di conoscerlo, non lo so, ma mi sembra una voce conosciuta. Anche a me? Eh? 5? No, non lo so. 5. A te sembra di conoscerlo? Ah, io ho detto un numero, 5? 5? Cosa vuol dire? I pugni che prendi da Balestri forse al sabato sono 5. Ah, non lo so. Fabro, sono Angelo. No, Angelo. Ma chi è questo allora? È il parrucchiere. Oh. Angelo, sei stato fortissimo. Pensavo che era Maier. Comunque, grazie tanto, volevo salutarvi, sono veramente fantastici. Dai. Grazie Angelo, sei stato simpaticissimo. Andrea si era confuso con Mauro. Ti ringraziamo. Maier. Sì, pensavo fosse Maier. Sì. Invece, sì, invece questo gli è andata bene a Maier, altrimenti esatto. Domani... è andata male a lui invece, a Angelo. No, tra l'altro salutiamo Angelo. Aspetta, Angelo, domani mattina vengo da te, non ti preoccupare. Non ah, tagliare. Domani mattina, perfetto. Non tra l'altro Angelo... Puoi chiudere il negozio dopo che vai là. Io so che è una tappa obbligata di tanti vanno da Angelo e anche vecchi giocatori del Modena, ricordo anche 10-15 anni fa andavano proprio da Angelo a tagliarsi i capelli, forse andavano forte anche per quello, non lo so, probabilmente. Può essere, magari quest'anno siamo 4-5 che andiamo, quindi vuol dire che ci fa andare forte il suo taglio di capelli. Bene, abbiamo la seconda scheda tecnica prima del secondo break pubblicitario, vediamo cosa ha detto Gianni De Biasi sul fantasista del Modena, Rubens Pasino. Rubens Pasino, rifinitore, nasce come punta all'inizio della sua carriera, poi man mano con il tempo si affina in questo ruolo che stava per scomparire nel calcio e lui, diciamo che la nostra fantasia è il nostro genietto lì dietro le punte, non disdegna le sortite personali, mancino naturale, grande qualità nel servire assist ai compagni, a tempi di gioco direi molto buoni per suggerire le punte, calcia molto bene le punizioni, i calci d'angolo dovrebbe migliorare e direi poi che ha nel dribbling, ha nell'inventiva una delle qualità sicuramente più belle che affascina poi il tifoso. È una razza in via di estinzione Rubens Pasino, perché i 10 naturali mi sembra che si stiano perdendo nel calcio. Purtroppo. Scusa, io sono prima a dirlo purtroppo. Mi hai rubato la parola. Per fortuna non ce l'abbiamo. Per fortuna, esatto. Perché secondo me è un ruolo, almeno per me che gioco davanti, il suo ruolo è importantissimo, perché le palle che riesce a dare lui... Penso che non giocando con il trequartista non si riuscirebbero ad avere. E purtroppo questo 4-4-2 sta veramente un pochettino così limitando queste genialità. Rubens, giustamente facevi notare che hai avuto qualche difficoltà di inserirti a Modena. All'inizio questo grande exploit del Modena e tu forse eri il giocatore che hai fatto un pochettino più fatica, ma per tua stessa missione di inserirti. Sì, la squadra probabilmente si doveva abituare al sottoscritto, perché specialmente all'inizio abbiamo fatto un po' fatica a sopportare un uomo in più, più che altro in fase d'attacco che non in fase diciamo di centrocampo, per cui quando abbiamo... diciamo siamo trovati tutti e due, abbiamo fatto alla grande e da lì
ho fatto bene. Quanto hai sofferto in questi primi mesi qua a Modena? Ma non tanto, perché la squadra vinceva sempre, per cui un pochettino mi spiaceva non dare il solito contributo, però si stava bene lo stesso. Meno male che c'erano questi ragazzacci che ci pensavano sì. loro, No, sì, è stata colpa nostra perché non gli davamo mai il pallone. Quindi... Ah, anche secondo me, non lo mettevate nelle condizioni, forse tu a centrocampo correvi un pochino, infatti ti vedevo un pochettino. Ma non gliela potevo dare perché non giocava. Ah, ecco, perfetto, questo è anche vero. Secondo break pubblicitario, non abbandonateci, ricordo ancora il nostro numero telefonico 38 16 11 per chi vuole parlare con questi splendidi protagonisti dell'annata del Modena Calcio. Spazio alla pubblicità, ci vediamo tra pochissimo. Ritorniamo immediatamente negli studi di Teleradio Città in diretta per salutare la capolista. Allora, la facciamo questa scommessa o no? Dai. Più tardi, se Andrea ci sta. Come più tardi? Facciamola subito, sennò ci dimentichiamo. Poi dopo il tempo tiranno qua. Vogliono tutti parlare con voi, veramente no, stanno impazzendo tutti quanti. Allora, facciamo questa scommessa. Con Andrea? Ah, non lo so, dimmi tu, hai detto tu. Se riesci a fare 5 palleggi, gli offro la cena dopo. Allora, 5 palleggi? No, aspetta un attimo. Aspetta. 5 palleggi? Allora proviamo con questa scommessa. Da seduto? Da seduto ovviamente, no scusa. Ah? No, cosa vuoi fare in piedi? Da seduto. Dai, facciamo da seduto, allora vediamo questa scommessa. Se ti alzi, allora, 5 palleggi, se no butto giù la telecamera, si mette su. Allora, 1, 2, 3, 4. Colpa di Pasino. Fantastico, fantastico. Quando ha vinto, Beh, ha perso lui, comunque. No, io non me l'ho giocato niente. Non si era giocato niente, benissimo. Pronto, buonasera. Pronto? Buonasera, chi parla? Sono Federico, 14 anni. Federico, 14 anni. E... Allora, subito una domanda per questi giocatori. Qual è il tuo preferito, prima di tutto? Vabbè, tutti e due, tutti e tre. Tutti e tre, perfetto. Quindi sei stato bravissimo, non hai voluto così fare scelte difficili. Allora, forza volevo dire ai ragazzi di non mollare più, perché ormai siamo alla fine e dobbiamo solo andare in B. Basta. E ti volevo passare solo mio padre. Benissimo, perfetto, quindi ha ragione, prendi Federico. Uno o paghi due. Federico ha ragione, eh? Sì, sì. Non bisogna assolutamente mollare, ragazzi, anche perché pronto. A questo punto. Pronto, buonasera, chi è? Sono Alessandro, il papà di Federico. Buonasera Alessandro, una domanda per i nostri grandi protagonisti. Niente domande, sono grandi, stanno facendo un campionato incredibile, come comunque vada a finire, speriamo bene, e basta. Meritano solo del rispetto. Benissimo, poi la ringrazio. Mi emoziono perché è da 20 anni che vedo il Modena. Bene, la ringraziamo per il suo prezioso contributo. Ci vediamo. Buonasera, arrivederci. Allora, qua ci credono tutti quanti. A questo punto non potete tradire una fiducia così, così grande in tutta la cittadinanza e tutti gli sportivi. Sì, anche noi ci crediamo. Sarebbe veramente alto tradimento, questo. No, punto. No, tradimento no, perché assolutamente, stiamo ovviamente. Facendo un grandissimo campionato. Noi ci crediamo, vogliamo stare là e vogliamo festeggiare, credo, il 12. Benissimo, abbiamo il contributo tecnico di Gianni De Biasi su Andrea Fabbrini, vediamolo. Andrea Fabbrini, punta centrale che può giocare nel nostro modulo. Svariando su tutto il fronte d'attacco, è un sinistro naturale, grande forza fisica, grande tiro dalla distanza, sa staccare in modo direi ottimo sia sulla palla che viene dalla difesa che certamente sulle situazioni migliori che sono le palle dalle fasce laterali. Ha grande capacità di buttarsi negli spazi. Spesso si fida della sua grande velocità e legge la situazione con un leggero ritardo. Se riuscisse a migliorare questa anticipazione nella lettura della situazione, potrebbe essere un giocatore che di grandissimo spessore a livello nazionale. È un giocatore grande professionista, voglia di lavorare, ha fatto dei grossi passi avanti, specialmente sotto l'aspetto tecnico, in questa stagione e direi che con l'andare del tempo può solo migliorare sotto tutti i punti di vista. Siamo perfettamente d'accordo col mister, dal punto di vista tecnico hai fatto grossi miglioramenti, anche se 5 palleggi. Vedevo Rubens che sorrideva e parlava. No, era Federico quando ha detto voleva salutare quei due, si riferiva solo a Fabbro. Esatto, perfetto. Ecco, quindi gli altri due non li aveva presi assolutamente in considerazione. Allora, stiamo preparando tra l'altro i contributi, quelli che abbiamo realizzato un pochettino a 360 gradi. C'è grande attesa un pochettino, è grande fermento.
perché non vi aspettate, ma dai, insomma, poi in fin dei conti la sfera su cui possiamo pescare, insomma, non è poi così ampia, non possiamo arrivare, diciamo, dove invece avremmo voluto in questa puntata. Allora facciamo una cosa, iniziamo con Vito che ci parla un po' a 360 gradi, visto che c'è un grande feeling, una grande conoscenza di Pasino e di Fabbrini. Punto di vista calcistico? Dal punto di vista umano, un pochettino, dal punto umano. Di vista un po' al di fuori della sfera calcistica. Come hai fatto con Milanetto, che sei stato veramente fantastico? Ruba è eccezionale, un ragazzo generoso, bravo, tranquillo. L'unica sfortuna è piemontese, comunque. Vabbè, è anche Fabbrini piemontese, comunque. Ah, anche lui, no. No, è più piemontese anche lui. No, ritiro tutto. Ah, ritiriamo tutto tanto. No. Fabbrini invece? No, due ragazzi eccezionali, anche il Fabbro, veramente generoso, eccezionale, fuori dal campo, sempre disponibile, bravo. Allora, siamo pronti col primo contributo riguardante Vito Greco. Secondo te chi ha parlato di te? Omar Milanetto ha parlato di te. Ma vediamo il primo contributo. Checco Sorbello e Vito Greco giocavano insieme nel Carpi 10 anni fa e qualche chilo fa anche. Ah, nel mio caso sicuramente. Sì, 10 anni fa giocavamo insieme a Carpi. Ho ricordi un po' sfumati di Vito, anche se vedendo la domenica qualcosa mi riaffiora. Niente, Vito, complimenti innanzitutto e mi hai detto retta, ti ho detto arretra 10 metri, arretra il baricentro 10 metri e visto appena sei arretrato hai iniziato a fare delle cose eccezionali. Senti, ricordi proprio a Carpi, che giocatore era Greco? Eravate giovani entrambi? Eravamo molto giovani, avevamo io 18 anni credo anche lui. Niente, lo ricordo bene come incontrista, male tecnicamente, però nel tempo si è migliorato. Ecco, dei due eri tu il più forte sicuramente. Senza ombra di dubbio, perché lo mettevi in discussione questo fatto. E poi come è andata a finire? Che lui vince i campionati uno dietro l'altro. È andata a finire che stando di fianco ai bravi qualcosa si impara, ed è migliorato anche lui. Senti, qualche episodio che ricordi particolarmente piacevole a Carpi, che vi vede coinvolti tutti e due? Extra calcistico purtroppo non ricordo nulla, se non una cena fatta a Modena da Danilo in coppia. Per il resto sempre stato un ragazzo preciso, quindi ho pochi ricordi extra calcistici. A livello calcistico invece? A livello calcistico quello che ti ho detto, che giocava un pelino più avanti di adesso, però sempre si vedeva già che c'erano le qualità e non ha smentito, insomma. Checco Sorbello, grandissimo talento del calcio dilettantistico modenese, un giocatore veramente con delle doti eccezionali. Checco. Eccezionale, veramente bravo Checco. Allora, ha ragione Checco. Come ragione? No, ha ragione, lui era molto bravo, purtroppo nel tempo si è perso, però giocava bene. Senti, che ricordo hai di questa tua militanza Carpi, che abbiamo un pochettino rinverdito? Un'annata favolosa, con della gente eccezionale, Nannini, Aguzzoli, Papone. Gente seria che tuttora ci vediamo, quindi una bella annata. Bene, abbiamo visto il primo contributo, tra l'altro lo possiamo già preparare i prossimi in regia. Ti aspettavi questa sorpresa? Checco è da tempo che non lo vedevo, sinceramente no, pensavo Omar Milanetto, comunque è stata una bella sorpresa. Abbiamo una telefonata, pronto, buonasera. Buonasera. Pronto? Pronto, buonasera, chi saluta la capolista? Ciao, sono Paolo da Modena. Paolo. Niente, io volevo chiedere ai nostri ragazzi come si trovano a vivere a Modena soprattutto, anche perché spero che il prossimo anno rimangano, e soprattutto volevo chiederlo a Fabbrini, visto che abitiamo nello stesso quartiere, insomma. Ti ringraziamo Paolo. Grazie a voi. Ciao, buona serata. Non ho capito. Ha chiesto come ti trovi qua a Modena, come, visto che abita nel tuo stesso quartiere. Ah, bene, poi soprattutto nel quartiere dove sto, benissimo, è tutto a portata di mano, quindi meglio di così non poteva andare anche per la scelta della casa. E come vi siete ambientati a Modena, chiedevano, e anche perché in prospettiva quest'altro anno bisogna che rimaniate tutti e tre, eh? Sì, ma benissimo, ben venga sia il fatto di rimanere che il fatto della zona, visto che ci tenevo particolarmente. Rubens, mi sembra che insomma ti sei anche avvicinato a casa, questa sistemazione a Modena non sia stata poi così male. Tu invece ti sei un po' allontanato, comunque. No, sono vicino a casa, due passi. Esatto, due passi, dai. No, io sto benissimo, sono a due passi da Alessandria, per cui... qua mi trovo molto bene. Senti, allora siamo pronti con il secondo contributo per quello che
riguarda a 360 gradi. Per Fabbrini ne avevo preparata una eccezionale, veramente. Però alla fine niente, si sono, i protagonisti non hanno voluto partecipare. Poi dopo, se vai, vedremo un pochettino. Tu chi ti aspetti? Dai, vediamo un pochettino. Adesso? Ma penso Iaio. Pensi per rifarsi, dell'altra volta. Beh, allora ti posso già dire che non è Balestri. Allora non lo so, vedremo. Vediamolo, il contributo su Andrea Fabbrini. Andrea Fabbrini, bravissimo ragazzo, andiamo molto d'accordo. Abbiamo parecchie discussioni in comune. Ma quali discussioni? Ma una in particolare, di solito le trasferte, che lui mi indica la strada, come devo fare per fare il trasferimento da Modena alla località dove andiamo a giocare. E lui, devo calcolare, devo dire una cosa, che ha sempre ragione, spesso e volentieri lui ha sempre ragione. È un tuttologo? Sì, 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 tuttologo, lui la prende sempre, mi spiega le cose talmente bene che alla fine devo rendere conto che ha sempre ragione lui. Fisicamente io sono molto più forte di lui, perciò mi impongo sempre di non portargli la macchina. Però lui è talmente bravo e convincente che mi prende a volte per di qua e dappertutto, mi appende l'attaccapanni finché io nell'arco di un decimo di secondo decido di portargliela. Bisogna seguire la strada che dice lui, stare dietro il pullman per consumare poca nafta, perché così dopo lui va a casa che senza fare il pieno. Era Walter Vecchi, il magazziniere del Modena Calcio, veramente mi sembra molto divertente, ma Vito mi sembra che abbia veramente azzeccato in pieno. Sì. Un tuttologo, ha sempre ragione lui. Tirchio anche, perché anche se fa andare la macchina dietro al pullman è un bel guaio. Ecco, benissimo, perfetto, abbiamo veramente il tempo è tiranno, ringraziamo tutti quelli che hanno telefonato che non riusciamo a mettere in diretta, spazio ancora alla pubblicità prima dell'ultima parte, dopo parleremo anche con Pasino, ce ne saranno veramente delle belle. Di nuovo in diretta dagli studi di Teleradio Città per salutare la capolista e lo spazio dedicato ai tifosi, questa sera ne ho due eccezionali, veramente fantastici. Allora Antoine, perché tutti lo conoscete e c'ha veramente il giallo-blu nel cuore, è venuto qua per dirci qualche cosina, ma comunque è venuto soprattutto per salutare i ragazzi, e Sandro Bedogni, che è la voce della pallamano di Teleradio Città, ma soprattutto è un grandissimo tifoso del Modena Calcio. Allora Antoine. Telegraficamente, poiché ci sono telefonate tante altre cose, Sua Maestà Vito Greco, genio Pasino, soprannominato anche il Mago Rubens per ciò che riesce a creare partita dopo partita, e l'armadio Muro Fabbrini. A Carrara c'era un rigore indiscutibile sul Fabbro, il gol di questi carraresi probabilmente non era esente da visti, ad esempio, fuori gioco, ma al di là di tutto questi ragazzi vanno onorati e rispettati come fanno i ragazzi della curva, sia Brigate che Ultras, perché ci hanno dato e ci stanno dando delle gioie incredibili. Ricordiamoci quali erano gli obiettivi di giugno scorso, luglio, abbiamo cambiato 9 titolari su 11, attenzione a ricordare, la memoria non è un optional, questi ci stanno facendo impazzire dal primo di luglio. Sandro Bedogni, come detto, la voce della pallamano modenese, mi sembra che oltre che un grandissimo tifoso giallo-blu e quindi sei venuto a portare i complimenti a questa magnifica squadra, ci sia anche un'iniziativa per sabato davvero interessante. Sicuramente anch'io sarò telegrafico, intanto complimenti a questi ragazzi perché hanno fatto rinnamorare Modena del calcio e questo non è poco, importantissimo. Hanno fatto veramente un campionato eccezionale e veramente meritano la Serie B come la merita tutta la città. Per quel che riguarda invece questa iniziativa legata alla pallamano, sabato prossimo il Modena giocherà alle ore 16 contro Albino Leffe, come tutti sapete, al Braglia. Alle 18 il Gamba 2 al Palamolza incontrerà in una partita molto delicata in chiave playoff il Papillon Conversano. Gamba 2 e Modena Football Club hanno stretto un accordo per cui tutti i tifosi che usciranno dal Braglia, presentando alle casse del Palamolza o il biglietto della partita tra Modena e Albino Leffe o l'abbonamento al Modena Football Club, avranno ingresso gratuito appunto alla partita del Gamma 2. Quindi aspettiamo tanti tifosi a dare una mano, oltre che al Modena, anche al Gamma 2 in un sabato che si preannuncia veramente ricco di sport. Braglia e Palamolza sono veramente a un passo, quindi è l'occasione per fare il famoso 2-1. Benissimo, allora abbiamo il contributo su Rubens, chi ti aspetti che abbia parlato su di te? Ma non ho la più pallida idea. Bene, allora guardiamolo, togliamoci subito questo dubbio. La faccio un po' alla De Biasi, 30 anni, trequartista, no, è un ragazzo eccezionale, splendido, ha qualche difetto, diciamo fuori dal campo, prima di tutto, ruba,
lui per me è alto 1,65 m, continua a dire che supera l'1,70 m, io non ci credo, voglio le prove. Un'altra cosa, è dotato di grandissima fantasia, la usa anche fuori dal campo, perché purtroppo trova 2000 scuse pur di non comprare l'orologio a Catuzza, la sua ragazza. Di fantasia adesso ne devi usare, perché devi spiegare a Tacconi e a tutti quelli che ti guardano che cosa vuol dire dove c'è Nashk, c'è Fresk. Cosa vuol dire? Lo dovrebbe spiegare lui. No, che lingua è? Cos'è? Allora, è calabrese. È calabrese? È un detto calabrese che io uso sempre verso di lui, perché si può anche un po' intuire dove c'è Nasca, cioè il suo naso, diciamo, c'è Frasca. Ah, sarebbe, perfetto, ho capito, orecchie vuoi dire, perfetto, sì, esatto, un po' come ci vuole orecchio. Va bene, perfetto, abbiamo capito perfettamente. Ecco, allora io glielo dico sempre. Bene, allora, abbiamo avuto questo contributo di Mauro Maier, capitano del Modena, però dalla regia mi dicono che ce n'è un altro sempre su Rubens Pasino. Ahia. Un altro, dai, prova, questa volta ci azzecchi, dai. Non so, la mia ragazza. La tua ragazza, vediamo chi è. Ciao Rubens, sono papà. Questo gentilissimo cronista mi ha chiesto qualche notizia su di te, io sono felice di poterle dare. Hai iniziato prestissimo a giocare a calcio, ma non è quello che io ti ho chiesto quando sei nato, di giocare a calcio. Prima di tutto ti ho chiesto di essere una persona come si deve, di studiare, e in questo non mi hai mai deluso. Hai fatto il giurato del premio Bancarellino. Sei bambino in tutta Italia e questa è stata una grande soddisfazione. Io ti ho diviso le pagine dei 6 libri che dovevano essere premiati e con la mamma sei andato a Pontremoli a far parte di questa giuria. Questa è una grande, è una delle più grandi soddisfazioni che mi hai dato. L'Alessandria, la Juventus, quando hai fatto quei due gol alla Juventus che poi mi hanno telefonato a casa e chiedevano se eravamo contenti che andavi alla Juventus. Benissimo. La grande soddisfazione quando ti ho visto in panchina a 16 anni con il povero Scirea, grande Scirea. E poi vorrei dire una cosa, certe volte nella vita ognuno è un predestinato. Io sono sempre stato un appassionato di calcio, ho giocato dilettante fino a 38 anni, però ho sempre seguito il calcio. E quando dovevamo dare il nome, che eravamo in attesa di Rubens, io e mia moglie, così abbiamo scelto, ho scelto perché è piaciuto soprattutto a me questo nome, Rubens, e ce l'aveva un giocatore del Modena che si chiamava Rubens Merighi, di origine argentina, e adesso gioca nel Modena. Senz'altro mio figlio adesso mi censura, perché io aggredisco di più chi ho davanti, e saremo contenti tutti, a cominciare dal sottoscritto, che vincesse il quarto campionato in 6 anni, ed è una cosa che ci teniamo tantissimo, soprattutto per lui che ci tiene tantissimo. Dopo Reggio Calabria, Crotone, Modena, sarebbe una cosa meravigliosa vincere questo campionato, ma io ci credo. È stato grandissimo, era Fulvio Pasino, il papà di Rubens. Se non lo fermavate... È stato, insomma, se non lo fermiamo andava avanti fino a domattina, veramente felicissimo. Non me l'aspettavo, sì, non me l'aspettavo che chiamaste lui, comunque. Insomma, era emozionato, per cui non è abituato a essere ospite di trasmissioni, comunque sono contento. Tra l'altro lo vedrete sabato, perché c'è sempre un sigaro puzzolentissimo in tribuna e fa un casino incredibile, ma è fantastico, è veramente, è completamente diverso da quello che è Rubens, perché è un tipo molto gioviale, tra l'altro molto simpatico. Allora, siamo veramente in conclusione. Veramente. Abbiamo l'ultima telefonata, velocissimamente, pronto, chi saluta la capolista? Ciao, sono Jacopo. Jacopo, dal centro del mondo, come qualcuno dei presenti ha definito la mia città natale. Però volevo dire, com'è che tutti sanno a Modena che il ritiro prendi le bastonate? Non è possibile una cosa del genere. Me lo, ma questo è Balestri. Scusa, con chi stai parlando? Con te, Andrea, lo sai, che non avevo capito. Le bastonate dei 3 e 6 in mezzo. Non credo che Ruben e Vito
abbiano questi trattamenti. Quindi sei solo te che prendi le bastonate di tiro. E siccome sei in camera con me, e domattina ti aspetto davanti al parrucchiere d'Angelo, e così vediamo. Anche, dimmi a che ora, così regoliamo i conti, perché sennò stufo. Dimmi a che ora, così regoliamo i conti. Dimmi da te allora, dai, sei te quello che le devi toccare. Dai, facciamo, voglio essere legnato per le 10:30. No, no, dai. A mezzogiorno, mezzogiorno di fuoco. Dai, io. Dimmi, Vito. Complimenti per il tiro che hai fatto domenica. Sì, grazie, Vito. Ah, Raul Casadei ti vorrebbe con Vai con Liscio, no? Forma. Sì, 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 me l'ha detto anche Andrea domenica sera, guarda. Ah, Vai con Liscio, perfetto. Mi ha mandato un messaggio al cellulare e mi ha detto c'è un bando Liscio che ti aspetta, sei invitato. Quindi, niente, ci andrò insieme a lui, tanto anche lui di Liscio ne fa diversi. Iaio. Dimmi, Vito. È vero che sei sforma? Sì, sì, sì. L'ha detto lui nell'intervista l'altra volta, quindi è regolare. Turbogas, sappi che Trapattoni ha dichiarato che sei il difensore che vorrebbe fin dalla prossima partita con la nazionale. Meno male, Antoine, sono cantanti. Io ti difenderò sempre. Va bene, ti ciao, Iaio. Ciao, compa. Io non so, abbiamo ancora un contributo, non so se facciamo in tempo, la regia mi faccia segno, se facciamo in tempo a metterlo. Abbiamo ancora un contributo di una persona che parla di non sappiamo chi. Vediamo chi è e vediamo di chi parla. Vorrei ricordare un episodio accaduto 10 giorni fa, parlando con Stefano Cuoghi, allenatore del Brescello, il quale mi disse... che Vito Grieco sarebbe l'ideale di giocatore della categoria, appunto, che lui allenerebbe molto volentieri, e soprattutto perché lo ritiene un vincente, un giocatore che fa la differenza. Mi chiamo Michele, sono un amico di Vito dei tempi passati del Carpi, quando ancora era un giocatore di belle speranze. Volevo dire che poi in tutti questi anni diciamo che mi aspettavo di vederlo magari sui grandi palcoscenici della Serie A o della Serie B, ma mi rendo conto che probabilmente mi sbagliavo. Bene, era Michele, un amico di Vito Grieco, che salutiamo perché siamo veramente, il tempo è tiranno con noi. Un pronostico velocissimo per domenica, Vito, per sabato, anzi sabato tutto il pubblico deve essere vicino al Modena. No. Abbiamo 5 secondi. Uno, perfetto. Grazie a Vito Grieco, grazie a Rubens Pasino, grazie ad Andrea Fabbrini, salutate la capolista e vi dà appuntamento alla prossima settimana con il Modena che sarà sicuramente ancora in vetta alla graduatoria. Questo è matematico. Buona serata.